Allora, il voto della giuria degli esperti verrà 4 punti, mentre il vostro, appunto, che siete anche un pochino di più, verrà un punto. Alla fine del contest vi verranno dati dei tagliandini sopra i quali voi apporrete la vostra preferenza. Eleonora Di Maio, lei penso già la conoscerete in tanti, è la direttrice della scuola On Broadway Theater and Dance, Broadway Musical and Theater di Sorrento. È stata già con noi a settembre, fra l'altro ci ha omaggiato di una bellissima pillola di danza con gli allievi della sua scuola. È un musical vero e proprio, sì, che poi era Scugnizzi. Un estratto dello spettacolo di Scugnizzi, e per chi c'è stato ci ha deliziato, perché i ragazzi sono stati davvero bravi. Vuoi dire due parole tu? Sì, ringrazio di essere qui, mi dispiace che proprio stasera gli allievi non si possano esibire perché erano impegnati proprio a Villa Fazzoletti stasera, quindi poi sono scappati via, però sono onorata di essere qui insieme a voi e quindi vediamo che cosa succede su questo palcoscenico. Io sono sempre molto curiosa. Antonio Volpe, un famoso giornalista e anche direttore artistico di diversi eventi, di giornali online, chi più ne ha più ne metta. Contento di essere qui. Sono felicissimo, anche perché sono promotore insieme a Carlo di tanti eventi culturali. L'idea del teatro in pillole mi sembra veramente geniale, perché c'è bisogno di avvicinare anche i giovani, un pubblico che normalmente non frequenta il teatro, all'arte a 360 gradi. Quindi benvengono queste belle iniziative, quindi grazie, bravi. Spero di dare un mio piccolo contributo stasera come giurato. Grazie. Va bene, no. Vi do il buonasera a tutti, perché felicissima anch'io di essere qui, quindi vediamo le belle sorprese di questa serata. Dove vogliamo far posizionare i giurati? Allora, se dove stanno loro? Nelle prime file, così sono più attenti, non si possono distrarre. Se poi riunirvi per fare in seconda battuta, mentre faremo lo spoglio per la votazione del pubblico, voi vi consulterete e ci vedete anche la vostra presenza. Grazie. Allora, volevo giusto ricordare al pubblico che ci sarà un premio per i vincitori del contest di questa sera, che sarà un panettone artigianale del Bar Nuzzo, che è molto noto proprio qui a Piano di Sorrento, quindi avete modo di prendere ancora calorie di gustare questo panettone artigianale molto molto buono. Ma ce n'è uno in più di panettone? Voglio assaggiare pure io il panettone. No, perché poi c'è anche per il pubblico. Va bene, sarà rubato un panettone questa sera, lo sgraffignerò. Non buttate il tagliato. Però, non solo non buttate, ma quando scriverete la vostra votazione, la vostra preferenza sul tagliandino che vi verrà dato, che ovviamente rimarrà segreta, però dietro scriveteci anche il vostro nome e cognome, perché in seconda battuta faremo un'estrazione e quindi anche uno del pubblico vincerà un panettone del Bar Nuzzo. Anche in questo modo posso partecipare anche io alla votazione. Peraltro c'è una curiosità, hanno chiesto al Bar Nuzzo quali fossero gli ingredienti e la ricetta del loro panettone, e loro hanno dato gli ingredienti e la ricetta, però in realtà non è mai venuto così, quindi ci deve essere un segreto in più. E poi chiederemo, qui abbiamo la maestra pasticcera famosa in tutta Italia, Maria Grazia Coprullo, che sta vincendo premi in tutta Italia. Dov'è? Maria Grazia, chiederemo poi perché, quando si fa, anzi se vuoi venire un attimo, Maria Grazia, perché se ti danno gli ingredienti e la ricetta per fare un dolce, poi il perché lo vorrei sapere anch'io, perché non viene come non viene mai cosa avete voi per fare questi dolci e come avete nella segreta? Ciao, buonasera. Sì. Diciamo che è normale, le ricette si danno molto volentieri, però ogni persona poi personalizza, sia con qualche ingrediente o anche il metodo poi di fare, che viene, c'è la piccola differenza. Sono pure io che io la mia ricetta, ogni volta qualche cosa la trasformo, una cosa forse creativa. Sì, è anche questione di creatività. Grazie. Grazie. Io mi do una coppia di quantità sbagliate, comunque iniziamo. Dobbiamo ringraziare ancora qualcuno? Sicuramente siamo media partner. Assolutamente sì.
Lina e Michele De Angelis, Emilia Parker degli eventi che conta. Le foto e i video che vedremo saranno grazie a loro. Un po' in ritardo, perché per esempio io e Bambinella ancora dobbiamo vedere. Abbiamo dell'estate a Natale, quindi Natale a posto. Sto scherzando, un grande applauso a loro. Ecco Bambino. Allora, iniziamo. Allora, questa sera ci saranno 6 esibizioni. Iniziamo con il primo attore in gara, che è Benito Gaudino Raimo, già ha partecipato, ci ha appunto reso, sì, ci ha emozionato a settembre con Teatro in Pillole che abbiamo fatto a Villa Fiorentino. E Benito Gaudino Raimo stasera ci porta un monologo tratto dal Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Voi sapete che Il Grande Dittatore è un bellissimo film, una satira sul nazismo che fece Chaplin, e lui questa sera porterà un monologo che poi a mio avviso è anche tanto tanto attuale, dal Grande Dittatore di Charlie Chaplin, Benito Gaudino Raimo. Un applauso.